Salve a tutti e ben ritrovati alla rassegna stampa del settimanale Il Ponte. Questa settimana sfogliamo il numero che porta la data di domenica 19 gennaio, ma come ormai sapete è già disponibile, lo trovate già in edicola e anche nell'app da giovedì 16 gennaio. Ed è proprio sull'app, come tutte le settimane, che lo sfoglieremo assieme digitalmente, cominciando dalla copertina. Questa settimana abbiamo l'editoriale a firma di Tiziano Zoli dal titolo Non fare lo struzzo, un editoriale che si occupa in modo solo apparentemente leggero di attualità e che cita a un certo punto, leggeremo questa frase di Martin Luther King: può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarle. Quindi questo dà chiaramente l'idea di cosa intenda l'autore con appunto l'immagine del non fare lo struzzo. La foto copertina, l'argomento di attualità che apre questo numero e che vedremo adesso subito assieme entrando nelle pagine del giornale, è il nuovo servizio della diocesi, il servizio diocesano tutela minori. Vediamo di cosa si tratta, lo troviamo a pagina 2, la comunità riminese protegga minori e indifesi. Si chiama Servizio Tutela Minori e Persone Vulnerabili e percepisce le linee guida dei vescovi italiani, monitora e documenta le iniziative di prevenzione e formazione, inoltre accompagna la diocesi alla stesura di protocolli e indicazioni di buone prassi. È un servizio nuovo e delicato che non affronta la tutela minori in senso generale, bensì la sofferenza specifica dell'abuso sessuale e perpetrato da un chierico. Quindi un argomento sicuramente molto spinoso e di attualità che il Ponte porta appunto in copertina questa settimana. L'altro grande argomento che fa il pieno in questo numero, lo vedremo in più pagine e anche nell'inserto speciale di tutto Romagna Economia, sono ovviamente le elezioni in regione. Cominciamo a parlarne a pagina 3 con una nota dei vescovi, appunto in preparazione alle elezioni regionali. A tema il bene comune, la legalità, la giustizia, la cura della nostra terra e la tutela dei più deboli. Questo l'appello dei vescovi dell'Emilia-Romagna. Pagina 4 e 5, come sempre le pagine della settimana che ci portano sott'occhio in un colpo solo tutte le principali notizie, e le due che spiccano maggiormente, vedete, sono a pagina 4 i numeri del turismo, i dati dell'ufficio statistica dell'Emilia Romagna. Rimini per il quarto anno consecutivo fa segnare un trend positivo, in 11 mesi 16 milioni di presenze. L'altra notizia di cronaca riguarda purtroppo un caso di omicidio della donna trovata morta in casa. È stato arrestato il nipote 42enne. Alla base del litigio che ha portato all'aggressione di Rosa Santucci, di 88 anni, ci sarebbe una richiesta di soldi alla quale la pensionata ha detto no. Andiamo avanti, torniamo sulle pagine di attualità, parliamo adesso di economia e diffusioni bancarie, perché il Ponte fa il punto, scusate, il gioco di parole su Carim e Crédit Agricole. La scorsa estate più di 60 azionisti ex Carim hanno inviato formale diffida a Crédit Agricole, al centro della contestazione l'OPA dell'Istituto Italo-Francese, considerata anomala su più fronti. Come procede la questione, come muoversi per ottenere un risarcimento, risponde a queste domande ai lettori del Ponte l'avvocato riminese Davide Lombardi. L'attualità di pagina 7 invece ci porta vicino ai festeggiamenti per il centenario di Fellini. Sapete, il 20 gennaio si celebrano appunto i 100 anni dalla nascita del regista riminese. Dopo l'articolo che ha avuto grande successo sulla casa natale di Federico Fellini, ritrovata e raccontata da un articolo appunto sul Ponte, questa settimana si parla delle famose suore, queste suore col cappello a grandi falde, come si vede nella foto, presenti nel film Roma di Federico Fellini. Ecco, anche queste hanno una storia e un'origine riminese che il Ponte ci racconta questa settimana.
Proseguiamo con l'attualità, vediamo velocemente le altre pagine. La prima è dedicata al mondo del web, in particolare l'azienda riminese Webit gestisce la comunicazione dei frati della custodia di Gerusalemme, e in questo articolo vediamo quindi quali sono i nessi e le connessioni tra questi due mondi che sembrano così distanti. E invece pagina 9, il dibattito sul salario minimo legale, perché a Rimini un convegno per discutere le recenti proposte di legge appunto sul minimo salariale. Proseguiamo a sfogliare il settimanale Il Ponte, arriviamo alle pagine di vita della Chiesa e ritroviamo a pagina 11 ancora politica, anche se in un senso un pochino più lato, nel senso che questa volta c'è una intervista al segretario della CEI, Monsignor Stefano Russo, che si confronta con l'attualità, dalla politica nazionale ai movimenti dei giovani contro i cambiamenti climatici all'odio per l'Europa, temi che ovviamente ricorrono poi anche nelle elezioni. La pagina dell'Informa Caritas di questa settimana ci porta invece le testimonianze dei ragazzi che hanno appena concluso un anno di servizio civile, insieme a invece un gruppo di ragazzi che si appresta a cominciare l'anno nuovo, e ancora due nuovi protocolli per il fondo per il lavoro a Coriano, e poi ancora la richiesta di aiuto da parte di Caritas. Andiamo avanti perché, come vi accennavo prima, lo speciale di questa settimana, l'inserto, è tutto Romagna Economia, che ha deciso di concentrarsi interamente sulle elezioni, come potete vedere anche dalla copertina e dal titolo. Elezioni tutti alle urne. Dopo l'editoriale di Primo Silvestri, un articolo che appunto parla di come rilanciare il nostro territorio, in particolare la Romagna, quali sono le necessità più urgenti, mentre invece nella pagina successiva parliamo di politica da un'angolazione un po' diversa, facendola raccontare a due personaggi dello spettacolo. Vedete a sinistra Roberto Mercadini, scrittore e attore teatrale nato a Cesena, mentre dall'altra parte la scrittrice riminese Lia Celi, che quindi ci danno il loro punto di vista su questo argomento. Ancora chiudiamo tutto Romagna Economia con un'intervista a Paolo Maggioli, presidente di Confindustria, che dice: Romagna, servono infrastrutture per collegarci al mondo. Continuiamo la rassegna del Ponte, arriviamo alla pagina Cultura e Spettacoli, dove Giulia Vannoni, la nostra esperta di teatro e opera, ci parla di come è arrivato il Rigoletto al Galli. Lo spettacolo Il Rigoletto è stato appunto per il Capodanno, mentre invece il Cinecittà di Paolo Pagliarani di questa settimana ci parla della nuova uscita Piccole Donne, un classico senza tempo. Ancora cultura e spettacoli, e parliamo di arte insieme a Giovanardi, ormai una presenza più che fissa sul settimanale Il Ponte, anche per la sua direzione di Ariminum. Qui Giovanardi parte per un insolito e personale viaggio attraverso le opere pittoriche della città. Per orientarsi tra queste tele si muove con i colori fondamentali della pittura arcaica: rosso, nero, bianco, oro e azzurro, a cui aggiunge il verde. Prima di arrivare in conclusione, vediamo velocemente, sfogliamole assieme, le pagine della provincia e vediamo le notizie principali. Dalla Valconca, da Cattolica, una ricorrenza, Luigi Arduini, definito lo scout della prima ora, che ha fondato la prima associazione della città rivierasca. 20 anni dalla sua scomparsa, tanti di noi conservano di lui ancora molti ricordi. Riccione, un tema che ha tenuto banco nell'attualità in queste settimane, ovvero cosa ne sarà dell'arboreto Cicchetti. Vedete, sarà trasformato in uno sky park. Proseguiamo col viaggio in provincia e abbiamo un'altra
notizia positiva per il turismo, perché Sant'Arcangelo fa segnare un bilancio più che positivo per le iniziative di fine anno e delle festività. Mentre invece dalla Valmarecchia, un'altra buona notizia, riapre finalmente il ponte di Ponte Verucchio. A fine mese l'infrastruttura potrebbe riaccogliere il traffico, anche se con alcune limitazioni. Andiamo avanti, dalla pagina di San Marino, un appello: attenti truffe e raggiri, attenzione alle lettere dalla Spagna, con la scusa di vincite milionarie chiede dati personali. E infine dal Rubicone la storia di Simone Riva, definito il Greta Thunberg di San Mauro Mare per le sue attività a favore dell'ambiente. Arriviamo alle pagine dello sport, dove Francesco Barone lancia un accorato appello: Rimini ora al sud Tirolo e Limolese per sperare. Rimini può ancora cercare di non scivolare verso la retrocessione, anche se non sarà facile. L'altra pagina dello sport troviamo come sempre il basket, con Rinascita Basket Rimini, la sesta sinfonia di una intonata rinascita. Si parla dell'acquisto di Alex Simoncelli, mentre invece per il volley l'Omag, l'ultima in casa e con Olbia. Siamo arrivati così in chiusura del ponte di questa settimana. Io vi ringrazio per averlo sfogliato e guardato insieme a noi. Vi do appuntamento alla prossima uscita.